azioni per riuscire a promuovere un prodotto che anche su internet comunque non è facile comunicare, perché anche usando questo Google, AdWords e compagnia bella, non è facile raggiungere comunque un target, perché non c'è una sensibilità in questo momento sulla popolazione, pur essendo esempio solo su Milano provincia, quindi abbastanza avanzata. Non è che vanno a cercare la spesa che danno online, cioè c'è una domanda inespressa che si fa fatica a raggiungere in maniera efficiente su internet, sul food, ma non c'è una ricerca ancora formata come ci può essere che sono elettronica di consumo, piuttosto che su altri tipi di merceologia, dove è più facile utilizzare, diciamo, i mezzi classici della comunicazione online. Quindi bisogna un po' cercare di seguire l'evangelizzazione e la domanda che è molto forte anche su internet, i prodotti food da un 3-0 o prodotti locali, e seguirla e seguire appunto anche il livello di scolarizzazione dell'utente, la voglia di cercare nuovi canali di vendita e di accesso alla produzione locale. Io avrei finito, se avete qualche domanda sono ben lieto di rispondere. Collaboriamo con i gruppi di azione solidale, anche se il nostro appuntamento è un po' diverso, sostanzialmente quello della differenza sostanziale. I gruppi di azione solidale sono organizzati per acquistare anche, non sono interessati al prodotto locale più forte, sono prodotti che sono praticamente, il prodotto sia sostenibile sul territorio, non a livello nazionale, però sul prodotto locale sì, hanno delle priorità, ma non è fondamentale per loro, perché comunque il prodotto può fare anche 1500 km per arrivare. Sì, certo, però tendenzialmente la maggior parte. E poi invece vogliamo essere un po' un'alternativa al gas, no? Ci dobbiamo mettere in concorrenza, anche perché a qualche gas ci chiede di utilizzare la nostra piattaforma per organizzare e aggregare la domanda, perché diventa un problema logistico dove mettiamo 500 kg di mele. Non mi ha dato i soldi, non possiamo fare l'ordine, no? I problemi che ci sono, i gas, e fa tutta la piattaforma, questo problema non c'è, e quindi non c'è questa esigenza, questa istanza di organizzazione logistica, perché quello che fa effettivamente il geomercato è quello di aggregare domanda e di occuparsi di un problema che è un problema per tutti, dall'utente fino ad arrivare al produttore, che è quello della parte logistica, e io di organizzare queste benedette consegne, cioè andare a prendere praticamente il mio sacchettino alla spesa in un'azienda agricola e poterlo fare. Noi abbiamo una delega di incasso da parte del produttore, cioè noi incassiamo, il produttore vende, formalmente fattura lui, scontrina lui in base alle regole fiscali del produttore, noi abbiamo una delega di incasso, questo solo per gestire in maniera efficiente, perché attualmente ci sono dei patent pending in giro per il mondo per organizzare il peer-to-peer dell'incasso, ma ancora non c'è niente disponibile, dobbiamo farlo noi, che è anche un onere per noi in termini di attività, perché dobbiamo farci carico noi per gestire questa transazione, quindi le carte di credito è prepagato, diciamo così. Altre domande? I prezzi della merce, non essendo noi che vendiamo i prodotti, sono decisi dal produttore agricolo. Quindi è il produttore agricolo che definisce il prezzo, e lui ha sul sito internet presente il produttore agricolo, un esposto al produttore agricolo, cioè l'utente vede i prezzi dei prodotti presentati dal produttore agricolo. Chiaramente noi facciamo una sorta di moral suasion nel confronto del produttore, infatti, nel fatto che è vendita diretta, non c'è l'unico intermediario, se vogliamo, il geomercato, che però ha una ragione d'essere in tutto il processo, e quindi di tenere dei prezzi che siano coerenti con il prodotto che si vende, okay? E con infatti ci sono non ponete barriera di prezzo, ma se uno decide di vendere il pomodoro di 10 euro, è libero di deciderlo, però c'è un problema, che dopo due giorni l'utente non intende e l'utente stesso, soprattutto che lasciamo la piattaforma nuova, la 2.0 di mercato, già lo fa, ovviamente, poi sarà un po' più diretto e immediato, ha la possibilità di creare dei feedback sul prodotto, di segnalare che sono prodotti, e comunque adesso che siamo, diciamo, siamo partiti da gennaio sostanzialmente col servizio vero e proprio, quindi siamo ancora nella fase in cui abbiamo una fase ancora dove ci sono abbiamo di esempio iscritti che poi sono diventati, comunque sono tutta gente molto sensibile e attenta, quindi appena c'è un problema lo segnalano immediatamente. Grazie.
non c'è nessun fee d'ingresso, il produttore, cioè il produttore l'unica cosa che riconosce è di mercato una percentuale su quello sul venduto, non ha nessun costo fisso, cioè ha la possibilità di decidere la piattaforma in maniera diretta e immediata. Vengono stimolati da noi, chiaramente noi privilegiamo i produttori biologici o la integrata, anche però anche se siamo abbastanza agnostici da questo punto di vista, perché quello che vogliamo preservare, portare avanti, anche perché poi i produttori che inevitabilmente si stanno tutti convertendo a produzioni per stimolare la vendita diretta, perché cioè, si fa una leva sul prezzo, ma c'è una forte attenzione sulla tipologia di produzione, quindi diciamo si lavora dentro la domanda. Potrebbero entrare 100 produttori da questo tipo. Potrebbero scatenare la concorrenza all'interno della. Corretto, c'è da dire una cosa, che i produttori vengono assegnati agli utenti in funzione di dove sono distribuiti geograficamente. Faccio un esempio, se c'è un utente che sono in centro Brescia, cioè la zona nord che è a Monpiano, e c'è un produttore che è a Monpiano, molto probabilmente la piattaforma farà in modo che quell'utente lì vede i prodotti di 2, 3, 4 produttori che sono nella zona nord di Brescia, non a Ordino. Quindi tenterà di aggregare domanda offerta in modo che sia la più vicina possibile. Questo per fare i prodotti in una strada possibile e a noi di fare più consegne possibile con lo stesso veicolo. Quindi, perché il veicolo lo fa? Va a prendere i prodotti, orto, che sono verdura, frutta, carne, formaggio in 2-3 aziende agricole e poi comincia a fare le consegne lungo il percorso che viene anche la piattaforma. Okay. Prego. No, in questo momento c'è un tool che non gli stiamo facendo usare, dove potrebbero loggarsi direttamente, hanno la loro pagina, potrebbero potenzialmente come amministratore gestire la loro sezione, caricare le immagini dei loro prodotti, avranno la library per caricare le immagini e fare il matching del prodotto asparagi, caricando le immagini degli asparagi, caricare i prezzi, aggiornarli, dare la disponibilità del prodotto in funzione della produzione. In questo momento lo stiamo gestendo noi perché stiamo usando circa 12-13 produttori nella cerchia di Milano, e alcuni sono ready to go, altri no. E quindi vanno un po' evangelizzati, c'è anche una curva di apprendimento sull'utilizzo della piattaforma per capire come funziona, che è uno dei motivi per cui in questo momento siamo molto concentrati su Milano, su validare il modello per poi farlo sviluppare a livello nazionale. Però sì, è un punto. Altre domande? Prego. Sì, uno sofisticatissimo, gli chiediamo un diritto. Sì, no, gli chiediamo il bacio. No, ma la complessità sta in questo, cioè nel senso che dati 100 utenti che si registrano a piattaforme che vogliono la consegna, che so, lunedì in orari diversi, sostanzialmente. Dato la disponibilità dei prodotti, il problema è capire che percorso fargli fare se tu vuoi la consegna alle 8, lui la vuole alle 9, l'altro le vuole alle 12, l'altro le vuole alle 18, cioè la complessità è ho capito dove siete, ho capito dove sono i prodotti, adesso il problema è dove vado prima, e poi essere in grado di dirgli a che ora arrivo. Perché l'85% dei clienti e-commerce dichiara che farebbe molto più acquisti se sapesse a che ora un orario, se fosse già ultimato l'orario di consegna. Quindi c'è un aspetto veramente molto critico. Altre domande? Grazie. Allora, il monitoraggio, no, cioè la risposta chiara è mi, nel senso che i produttori che entrano sul mercato sono già produttori che sono tendenzialmente sensibili, generalmente sono biologici, fanno l'occhio integrata, eccetera, eccetera. Sì. Dall'altra parte, essendo prodotti locali, sostanzialmente ci aspettiamo anche i feedback dei clienti, perché spesso c'è l'utente che non ha la possibilità di andare in cascina perché il produttore è a 20 km da casa sua, non è a 500, non è a 1000, ma è a 20 km da casa sua.
Quindi chiaramente adesso in fase iniziale io li conosco tutti i produttori, però nello sviluppo, nella logica applicativa di sviluppo di geomercato, cioè quello che ci aspettiamo è che a parte le certificazioni che avranno molti produttori nella validare, sia proprio l'utente, ma come già sta succedendo adesso, che il weekend dice ok, io ho questo produttore qua, sai che c'è questo utente, i miei figli, prendo e vado a farmi un acquisto perché voglio vedere chi mi sta portando proprio a casa. Tu sulla mappa di geomercato, che è una cosa che di Google Maps, hai la possibilità di individuare il produttore e andarlo a trovare il weekend. E sta succedendo questo, cioè vado a trovarlo, vado a vedere chi è, e voglio rendere conto io direttamente, chiaramente. E poi il produttore, quando si iscrive, dà una serie di informazioni su come produce, cosa sta vendendo. Qualche produttore, ad esempio, vende prodotti dei suoi vicini, che so, c'è chi produce carne che sta cominciando a vendere birra artigianale, perché c'è produttore di birra artigianale che ha 20 km da casa sua e gli porta la birra artigianale, lui la carica, la mette all'interno del suo buco della carta, è specificato che la birra artigianale non la faccio io, ma la fa il mio vicino, solo che per questioni logistiche si tende ad aggregare la domanda in questo modo, essenzialmente, quindi a livello locale. Certo. Altre domande? Nessuno? Sì. Vi ringrazio. Perfetto. Grazie mille Marco. Anche direi, il numero di domande è indicativo dell'attenzione che il geomercato è riuscito a tirare. Ora abbiamo Andrea Romoli che ci presenta una ricerca intitolata Italiano Talkability. L'intervento è Italiano Talkability, la prima ricerca di social intelligence sulle conversazioni online degli italiani relative ai prodotti di consumo. Tutti gli italiani. Quindi, grazie Andrea. Se sei pronto, ti lascio il microfono. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Andrea Romoli. Collaboro con Free Data Labs. Free Data Labs è una società che nasce nel 1993, si è quasi sempre occupata di data mining. Più recentemente abbiamo acquisito la distribuzione in esclusiva per l'Italia della piattaforma Altirian SM2, che la piattaforma che ci ha consentito di creare l'intervento di cui andrò adesso a parlare, la talkability riguardante i beni condivisi. Come stavo dicendo, abbiamo acquisito la piattaforma, abbiamo acquisito la distribuzione in Italia, la piattaforma SM2. La piattaforma di Altirian è una piattaforma che permette di fare web listening e web monitoring di tutto quello che viene detto in rete, ovvero tramite parole chiave. Questa piattaforma è in grado di analizzare quello che viene detto in rete su forum, blog, wiki, microblogging, siti di news, sia mainstream, quindi siti istituzionali di notizie istituzionali, sia siti classici di notizie tipo Repubblica.it e Corriere.it, l'ultimo foto e video sharing. La piattaforma in sé, tramite parole chiave, come vi ho detto, permette appunto di fornire una serie di risultati. In 7 mesi, quello che noi abbiamo analizzato, sono stati circa 800.000 risultati relativi a 250 brand che appartenenti a 13 mercati monitorati. Potete vedere, i 13 mercati monitorati sono stati più disparati, dai pannolini per bambini, passando agli shampoo, ai detersivi per lavatrici, yogurt, gelati, birra e via dicendo, fino ad arrivare alle assicurazioni.
I dati appunto che abbiamo analizzato sono stati delineati per settore,